Appena finito l'allenamento, penso che comunque sono molto soddisfatto, molto contento di iniziare questo nuovo campionato dopo 5 anni che l'avevo lasciato a malincuore, perché la Serie A è l'ambizione di tutti e l'aspirazione di chiunque possa fare questo mestiere o possa giocare a calcio. E quindi ecco, è un sentimento di estrema soddisfazione e di grande, come posso dire, non vedo l'ora di cominciare. Ecco. Conoscendo Sinisa Mihajlović, lui avrà, si sarà fatto sentire anche di brutto quei giocatori, troveremo una squadra all'inizio molto concentrata e molto avvelenata, questo poco mi è sicuro. Quindi io non mi lascio ingannare dai risultati del precampionato. E poi Bologna è sempre una squadra che da anni viene indicata come una possibile outsider, diciamo, di quelle squadre che possono navigare dietro le big, dietro le prime, no? Quindi è una squadra che ha dei valori, qui non ci piove. Detto questo, che bisogna riconoscere sempre il rispetto agli avversari, anche perché noi siamo una matricola, siamo gli ultimi arrivati in questo campionato, dobbiamo essere concentrati su far bene le cose che dobbiamo fare noi. E quindi essere molto concentrati, molto attenti, molto a gestire bene la situazione tattica, essere molto corti in campo e fare la partita che dobbiamo fare noi, insomma, ecco. Quindi più che sicuramente il Bologna, come ho detto prima, è una squadra che merita grande rispetto, ma dobbiamo essere attenti e concentrati a far bene le cose che dobbiamo fare noi. Perché noi dobbiamo mentalizzarci sul campionato con le squadre che sono rapportate a noi. Perché con le big non ci possiamo assolutamente confrontare né paragonare. Quindi perdere delle big, non è che siamo contenti, ci mancherebbe, ma quello potrebbe essere anche una sorta di... Non dobbiamo pensare di poter vincere a Torino con la Juve, dobbiamo pensare di poter vincere le partite che sono scontri diretti, perché la Serie A sono 2 campionati in 1. Se andate a vedere, l'anno scorso a 33 punti è retrocessa una squadra, quindi a 34 sarebbe stata salva. Vuol dire che basta anche meno di un punto a partita. L'importante è sapere che tipo di campionato dobbiamo fare noi, e noi lo sappiamo. Sapere che comunque dobbiamo avere sempre la barra dritta, la concentrazione, l'umiltà. Perché se uno dice io mi innervosisco perché perdo con una big, allora secondo me è presuntuoso, non è più umile, perché non capisce quella che è la sua dimensione. Si va a Bologna per fare il risultato, è normale, ognuno gioca sempre la sua partita per fare il risultato.